Singolare, legate luridi, muri umidi, rigonfi di tempo e di condomini, di questo anonimo grigio edificio appena fuori centro, non è forse per le diverse riedificazioni perse nei secoli e secoli, memori di storia, quanto al fatto strano e alquanto astratto che qui da sempre, almeno da quando la nonna era ancora vivente e residente al pian terreno, nonché proprietaria dell'intero bene immobile e bene all'ultima finestra in cima a destra vicino al cielo abita un signore inesistente. Come amministratrice, da molti anni ormai non ho motivo di lamentarmi mai di lui, per cui convivo con il silenzio suo apparente, ma vivo nessuno né la sottoscritta né tantomeno qualcuno dei poveri condomini increduli l'ha visto mai, ciò nonostante mal visto, ma dal mio modesto punto di vista, messo sempre che lui esista, resta un inquilino esentare. Non sporca le scale, non produce rumori, non disturba la quiete condominale. Che particolare, che potrà sembrare banale. Paga, 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 paga. Everybody knows it. Paga, paga, in anticipo e di solito chiusa in busta, chiusa, usa come, come un vero signore dalle buone maniere accompagnare alle spese del mese due righe di scuse riguardo la sua assenza reclusa. Dice che non può spiegare perché non si espone al mondo reale, ma si dispiace di avere messo tutti quanti in croce. Sa bene che sapere che non c'è agli inquilini, no, no, non dà pace. Come on, come on. La nostra vicenda potrebbe avere inizio proprio nel perdone, nel pandemonio di questa ennesima riunione di condominio. Poche parole sul piano di ristrutturazione dell'androne, sulle infiltrazioni sul balcone, ed ecco che poco dopo, gradualmente, poco a poco, la conversazione cambia tono, devia il tiro, svia l'obiettivo, l'ordine del giorno s'addentra in territori altri, mistici, si nervica, la risale il pendio, ripido del dio ancora, da su più in alto, inimmaginifici spazi cosmici, ai limiti ostici della ragione senza figli, insomma, fin dentro l'appartamento del nostro esimio assente, il signore inesistente. There's no one inside that flat, everybody knows it, come on, come on. There's no one inside that flat, everybody knows it, but they hear some noises. Solito la questione perde quota, prende fuoco, si fa incandescente come meteorite, precipita nel vuoto, nella voragine interiore del nostro ignoto. Oggi il professore qui di fronte a me seduto e insolitamente taci turno, non partecipa alla riunione, resta curvo come morto, come in cortocircuito, assorto piuttosto ad ammirare l'universo negli interstizi tra le materie davanti a sé. There's no one inside that flat, everybody knows it, come on, come on. There's no one inside that flat, everybody knows it, but they hear some noises. There's no one inside that flat, everybody knows it, come on, come on. There's no one inside that flat, everybody knows it, but they still hear some noises. Come sarebbe a dire non esiste? Che significa non esiste? È inammissibile che un coinquilino non intervenga mai alle riunioni! Non esiste? Se non esiste non lavora, e se non lavora è un delitto! È uno spirito! È un demonio! Nessuno intende nel suo non essere! È una forma di narcisismo che non espone! Raptus! Il professore inspiegabilmente mette un grido disumano, inattivo.
atteso e come indemoniato ride. Gli occhi rotano all'indietro a nascondere l'iride che si rivolta nelle orbite, come cercasse qualcosa dentro di sé ma è fuori di sé. Senza se e no si alza deciso, nel silenzio improvviso dell'imprevisto si ricompone, diviene serio ma con un'ombra in viso. E mentre tutti gli inquilini tacciono impietriti, sradica dal muro un estintore, esce dal salone adibito alla riunione senza piattare. Ascoltiamo i passi allontanarsi, rimbomba nella tromba delle scale, prima rampa poi seconda, mi pare. There's no one inside that flat, everybody knows it. Come on, come on. There's no one inside that flat, everybody knows it, but they hear some noises. There's no one inside that flat, everybody knows it. Come on, come on. There's no one inside that flat, everybody knows it, but they still hear some noises. There's no one inside that flat. There's no one inside that flat. Come on, come on. There's no one inside that flat. Everybody knows it, but they still hear some noises. Chi sei? L'interrogativo echeggia in ogni corridoio, in ogni angolo del condominio e ci fa trasalire, rinvenire, bisogna intervenire. Voglio sapere chi sei! Vaneggia, sconvolto, il professore è una tragedia, si teme il peggio e solo adesso il gregge disordinato degli inquilini scheggia, si precipita sugli scalini. Mai in tutti questi anni è venuto un episodio tanto sconveniente e inopportuno, mai nessuno aveva avuto un simile comportamento scellerato, mai nessuno aveva osato importunare il signore di quell'appartamento. Io non me la sento, continuerò il racconto ma lassù non vengo. E mentre salgono al tumulto si aggiungono profondi tonfi di gran cassa, provengono dall'alto all'ultimo piano. Il professore tenta di scassinare con l'estintore la porta del signore inesistente, profanare irrimediabilmente la dimora finora inaccessa, forse anche dal residente stesso. Forse ancora possono fermare il professore. È un attimo, un intervallo infinitesimo, ma in quell'attimo forse esitano poco. È un attimo, un sogno tanto atteso. È un attimo, un intervallo immenso di fatto. Pensano che lui è commettere il misfatto. Tante domande in un solo istante. E come affrontare la vita restante senza il dubbio di quella presenza, senza quella dimensione a sé stante che rende sì l'anima pesante ma che riverbera l'immaginazione. È un attimo, ma in quell'attimo proprio il professore sfonda le distanze. Nessuno, comunque nessuno non c'è, non è questo il punto. La scoperta, ancor prima dello sconcerto, suscita un piccolo disagio reciproco distinto. Si sentono violati nell'intimo, alcuni pensano: scusate il disordine. Ognuno di loro giura di riconoscere le proprie mura. Lì rivede casa sua.